guardate un po'. Oddio mio. Mi è arrivato un pacco di Shane. Adesso lo aprirò insieme a voi, però prima partirà l'introduzione. Ciao a tutti ragazzi e ragazze, bentornati sul mio canale. Per chi fosse nuovo, piacere, io sono Auri e oggi aprirò insieme a voi il pacco che mi è arrivato di Shane. Prima di iniziare però vi ricordo di iscrivervi al canale e attivare la campanella, così verrete avvisati ogni volta che uscirà un nuovo video, e seguitemi anche su TikTok e Instagram. Mi chiamo in questo modo Auri-Gymnastics. Iniziamo col video! Non vedo l'ora di vedere cosa ci sta dentro perché ho ordinato vari pacchi, quindi non so quale mi è venuto prima. Sono troppo contenta, non potete capire perché, cioè, lo aspettavo da tantissimo tempo. Ancora non so cosa ci sia dentro perché ho ordinato varie cose su Shein, quasi tutte insieme. Quindi spero che sia il pacco che volevo da tantissimo tempo. È arrivato il momento, apriamo il pacco. Oh mio Dio. Oddio raga, c'è un sacco di roba, guardate. Penso proprio che questo sia il pacco che volevo perché avevo ordinato tantissima roba, tra cui anche costumi. Oh mio Dio. Ho pescato questo sacchettino e guardiamo un po' cos'è. No, la maglietta che avevo ordinato, quella... Questa è la mia preferita. Allora, in pratica io la volevo ordinare a maniche corte, svaricata. Però poi, vedendo anche le recensioni, anche se erano tutte recensioni belle, non mi era piaciuta indosso. Poi ho visto questa e mi sono innamorata, quindi ho deciso di prenderla. Passiamo al secondo. Oh mio Dio, cos'è? Mi sa che questo è il completino, però non lo so. Sì, raga, è il completino. Allora, in pratica è un toppettino bianco, è un po' trasparente ma neanche tanto, quindi sono felice. E poi insieme c'erano questi pantaloncini. Sembrano abbastanza grandi, però dai, speriamo di no. Mi piace un sacco il tessuto della maglia, invece dei pantaloni non tantissimo, però l'importante è che quando li indosserò siano molto comodi. Passiamo al terzo. Allora... Questo mi sa che è un costume, penso proprio di sì, però vedendo il colore mi viene già in mente che non l'ho ordinato io, nel senso che io queste cose le avevo ordinate insieme a mia mamma, e visto che a lei piacciono tantissimo i top a fascia, ha preso questo qua. Infatti mi ha detto, se a me non vi piace te lo metti te, quindi so già che me lo metterò io. Comunque andiamo avanti. Beh, madonna. Queste sono abbastanza grandi, però sono bellissime. Comunque raga, appena ho finito di vedere cosa c'è dentro a questi pacchi, me li proverò tutti e vi farò vedere come mi stanno addosso. Passiamo al quarto sacchetto. Cos'è? Da quanti giorni sono passati io non mi ricordo neanche cosa ho ordinato. Allora, questa è una maglietta larga, perché io certo altrimenti si gonfia la pancia, quindi preferisco anche le maglie larghe. Anche questa mi piace tantissimo, anche se io non vado molto matta per le maglie larghe, preferisco quelle corte. Però questa mi piace molto. Vediamo il quinto sacchetto. No! Questo mi sa che è un pigiama. È un pigiama. State zitti. È la maglia di un tessuto morbidissimo e come voi sapete a me il morbido mi piace tantissimo. I pantaloni sono leggermente più duri ma sembrano molto comodi, sono elasticizzati. Mio Dio raga, mi sono innamorata di questo pigiama. È veramente bellino. Vabbè, comunque come vi ho già detto, dopo mi proverò tutto e vi farò vedere come mi stanno addosso. Quindi mi raccomando, rimanete fino alla fine nel video perché vi farò vedere come mi staranno tutti questi vestiti. Passiamo al prossimo. Oddio, ne ho presi due. Prendiamo prima i pantaloncini. Dan 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 dan. Già il colore mi ispira tantissimo. Lo so che l'ho ordinato io, ma non mi ricordavo più cosa avevo comprato, quindi abbiate un po' di pazienza. Allora,
Oh mio Dio. Sembrano larghi, ma anche belli. Non vedo l'ora di provarli. Dai, comunque sembrano giusti per me. Forse un po' di coscia, è abbastanza larga, ma non penso si veda molto. Comunque questi pantaloni mi piacciono tantissimo, sia per il colore, ma anche come sono fatti. Oddio, sono contentissima. Ok, passiamo al prossimo. Vi avverto già che ho comprato un sacco di roba e ho avuto anche un regalino in omaggio. Ho speso anche un bel po'. Ok, questo ho già visto dal disegno, è un pigiamino. Oddio. No, raga, ma ha un tessuto bellissimo, porca miseria. Ha un tessuto magnifico. Ok, i pantaloni ve li ho fatti vedere. La magliettina semplicissima. Con la faccetta da gattina. Anche questa è morbidissima, ve la vorrei far sentire da quanto, ma quanto è morbida. Continuiamo, se no questo video diventa noiosissimo. Allora, questo è quello che ho avuto in omaggio. Mi sembrava era un pennellino, però non ne sono sicura. Quindi apriamolo. È un pennello per le guance, è sofficissimo. Sono troppo contenta. No, veramente, ma veramente carino e soprattutto è soffice. E voi sapete che io e il soffice andiamo d'accordo. Dopodiché passiamo al prossimo. Altri pantaloncini. Questi sono molto più chiari. Vabbè, la larghezza è come quell'altro perché ho preso anche la stessa taglia, quindi è uguale. E sono veramente carini. No. Ma io impazzisco per queste cose. Sono veramente, veramente carini. Il colore, vi devo dire la verità, adesso che l'ho visto così, mi ispira molto meno degli altri perché mi piace più l'altro colore dei pantaloni. Però anche questo non è male, mi piace tanto. Poi ho scelto io il colore, quindi non mi posso neanche lamentare. Andiamo avanti. Sembra un pigiamino. Sì, raga, ne ho presi tre di pigiami. Ebbene sì, è un bel pigiama, come gli altri, molto ma molto soffice, è elasticizzatissimo e sembra anche molto carino. Anche la maglia è molto carina, soprattutto il disegnino, è lunga, è bellissima, soffice. E che dire, io amo questi pigiami. Ok, andiamo avanti. Cos'è? Ah, raga, questa è una maglietta simile a quella che vi ho fatto vedere prima. Sembra leggermente grande, però è molto molto carina vista dal vivo. Andiamo avanti. Ok, un altro costume. Anche di costumi ne ho presi tanti. Infatti, dopo mi sa che ci sono rimasti quasi solamente costumi. Allora, questo è tutto bianco. Dietro è molto particolare. A me piacciono un sacco i costumi particolari. Il reggiseno sembra leggermente grande, ma neanche più di tanto. Tanto si può anche accorciare, quindi va benissimo così. Guardiamo la mutanda. E questa, aspetta, come si mette? Ok. E questa, dai. È grandissima, non è grande. No, raga, questi costumi sono enormi. Sbagliato a prendere la S, devo prendere l'XS. Quando me lo proverò, comunque vedremo se è veramente grande oppure solamente quando lo guardiamo che sembra grande. A vederlo veramente è grandissimo, però pace. Passiamo al prossimo sacchettino. Per fortuna vostra sono quasi finiti. Anche questo è un costume, però questo è il mio preferito. Allora, il reggiseno è abbastanza grande, però si può stringere, quindi sono contenta. E così davanti c'è un fiocchettino. Fa questo fiocchettino qua. È molto carino. Anche la mutanda è enorme. Però vabbè, tanto dopo quando la proveremo vedremo veramente se è grande oppure no. Questo costume è uno dei miei preferiti perché c'è l'azzurro. La mutanda è azzurra e anche perché in questo reggiseno c'è il fiocchettino, mi piace un sacco. Andiamo avanti.
c'è questo che non è un costume, tranquille, perché non ho preso un costume unito. Dio, cos'è? Raga, questo è un altro completino che ho preso. Mi sa che ho sbagliato a prendere il nero perché si va nell'estate e il sole col nero fa morire di caldo, quindi mi sa che morirò di caldo. Comunque la taglia della maglietta sembra giustissima. Vediamo se i pantaloni però sono grandi. Speriamo di no. Comunque la maglia è comodissima, eh. I pantaloni sono abbastanza grandi, però penso siano a vita alta. Sì, sono a vita alta e è un XS. Spero non sembri in pigiama, tanto dopo la proverò e vi farò vedere come mi sta. Sia la maglia che il pantalone hanno un tessuto magnifico. È inutile che lo ripeto, che a me piace il morbido. L'ho già ripetuto, però vabbè. Già per questo mi piacciono un sacco. Passiamo al prossimo e penso che sia anche l'ultimo. Eh sì, è l'ultimo. Ok. Ok, questo è l'ultimo ed è un costume. Uno dei miei preferiti perché è fluorescente. Raga, allora, gli altri reggiseni e mutande mi sembravano grandissimi. Questo reggiseno mi sembra invece piccolissimo, però non so se è proprio così il modello oppure no. Andiamo a vedere la mutanda. La mutanda invece mi sembra che sia giusta. Mi piace un sacco qua che è fine. Ho preso apposta e mi piace anche tanto il colore. Comunque, i vestiti sono finiti qua. Adesso li andremo a provare insieme e vedremo come mi staranno. Inizierò prima con la prova dei costumi. Questo è il primo costume. Devo dire che addosso è molto carino. Questo è il secondo. Questo mi piace tantissimo. Anche se prima sembrava grande, adesso mi sta perfettamente. Questo è il terzo costume. Di questo costume prima vi ho detto che era grande, invece adesso che me lo sono provato è proprio adatto. Ho solamente stretto le spalline e adesso mi sta perfettamente. Questo penso che sia l'ultimo costume. È molto molto carino anche questo, mi piace tantissimo. I colori sono la cosa che mi piace di meno di questo costume. Comunque posso sempre abbinarli con uno degli altri. I costumi, come vedete, sono finiti e adesso passiamo ai vestiti. I pantaloncini mi stanno perfetti e sono contentissima. E anche il top mi sta molto bene. Forse è leggermente largo, ma non potevo prendere la taglia sotto perché la più piccola era l'XS. Passiamo al secondo. Ho lasciato lo stesso top, ma ho cambiato i pantaloncini. Anche questi pantaloncini mi piacciono un sacco, mi stanno bene, anche perché ho preso la stessa taglia degli altri. Adesso invece ho cambiato toppettino e ho lasciato gli stessi pantaloni. Comunque questo toppettino è molto molto carino, come pensavo. Ha un tessuto magnifico. È uno dei top che mi piace di più per adesso. Anche questo toppettino molto carino e comodo, l'unico problema è che mi sta un po' grande, però mi sta, non è neanche male. Questo è uno dei completini che ho comprato. Mi sta leggermente grande il pantalone e invece la maglia mi sta perfetta. Ha un tessuto bellissimo e morbidissimo e sono contentissima. Questo è il secondo completino e anche molto molto carino, mi piace un sacco. Questa è la maglia lunga che vi avevo detto prima, anche per andare fuori è molto molto carina. Passiamo ai pigiami. Questo è il primo, molto molto carino, comodissimo. Mi sta anche abbastanza bene, diciamo, nel senso che non mi sta grande. Questo è il secondo, anche questo carinissimo. Questo è l'ultimo pigiama e anche questo veramente veramente carino. Sono veramente comodi e morbidissimi. Bene ragazzi e ragazze, questo video è finito. Se vi è piaciuto lasciate un bel like e se avete dei dubbi o qualche domanda da farmi potete scrivermi sui miei social. Se siete curiosi e volete vedere anche gli altri pacchi che mi arriveranno da Shein potete scrivermi tranquillamente su Instagram. Dopodiché vi ricordo di iscrivervi al canale e attivare la campanella così verrete avvisati ogni volta che uscirà un mio nuovo video e seguitemi anche su TikTok e Instagram. Mi chiamo in questo modo auri-basso-gymnastics. Ci vediamo al prossimo video e un bacio grande. Ciao! Al prossimo video.
Thank you.